Buonasera a tutti voi. Grazie per questo incontro, per questo vostro convegno, per questa vostra riflessione basata sul libro La vita prima del debito. È davvero fondamentale aiutare tutti a capire l'assurdità di questo debito che stiamo pagando. Io sono un missionario. È da anni che noi abbiamo ripetuto che per i paesi del sud del mondo è immorale pagare il debito. Non lo dico io, mi ricordo ancora le parole molto belle che ho ascoltato di Julius Nyerere, il padre della patria della Tanzania, un uomo si sta già procedendo alla sua beatificazione, nato povero e morto povero, che diceva a Nairobi, l'ho ascoltato con le mie orecchie, per noi paesi impoveriti è immorale pagare il debito. Perché? Perché non lo pagano i governi il debito, lo pagano i cittadini, lo pagano poi con mancanze di scuole, di ospedali, di investimenti nel terzo settore. Sono loro, è la gente che paga il debito, per cui per paesi già così impoveriti è immorale pagarlo. Vale anche per noi, e qualcuno si sorprenderà di dire questo, che è immorale pagare il debito. Pagare i debiti è giusto, ma noi fra l'altro facciamo parte proprio come cristiani della tradizione ebraico-cristiana del Giubileo, che prevedeva un giubileo ebraico. Non era qualcosa per guadagnare indulgenze come il nostro, il significato era il concetto di un'economia di uguaglianza, dove praticamente veniva rimesso in questo giubileo, venivano rimessi i debiti, venivano restituite le terre a chi l'ha perduta e la libertà se uno era diventato schiavo. Il concetto è che Dio ci vuole felici, ci vuole liberi, ci vuole sazi. Allora proviamo, se diciamo che è immorale per i paesi del sud del mondo, e ricordo che loro hanno un debito sui 2.500 miliardi di dollari, e fra il 99 e il 2004 pagavano ogni anno 81 miliardi semplicemente all'anno di interesse su quel debito. La stessa cosa vale per noi. Cominciamo a ragionare sul nostro debito italiano. Noi, prima di tutto, non stiamo pagando il debito pubblico. Fra l'altro, il debito pubblico i cittadini hanno già strapagato, perché il nostro debito si aggira un po' sopra i 2.100 miliardi di euro. Noi abbiamo già pagato qualcosa come 2.150 miliardi di euro in interesse, l'abbiamo già strapagato il debito fratto, ma non stiamo neanche pagando il debito pubblico. Noi stiamo e questa è la grande bugia che ci dicono, stiamo pagando qualcosa d'altro, stiamo pagando il fatto che i nostri governi, della UE, il governo, diciamo, il nostro governo d'Europa, e il governo degli Stati Uniti hanno salvato le banche. Obama ha speso 14 mila miliardi di dollari per salvare le proprie banche. In Europa ovviamente abbiamo speso sui 4 mila miliardi di dollari a salvare le banche. È questo il debito che stiamo pagando, e così indebitandoci ancora di più con le banche. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che il fiscal compact è una bugia prima di tutto, e che se davvero si insiste a pagarlo, la prima cosa che devono mostrarci è di chiedere un auditing, lo chiamano così in inglese, una commissione che ascolti attentamente quello che le spese, che guardi attentamente come è stato fatto questo debito, per quali ragioni. Buona parte dei debiti non sono stati fatti per la gente, e allora la gente paghi quello che è stato il debito fatto per la gente, ma non paghi il resto del debito. Ed è fondamentale una commissione di auditing, ma è fondamentale altrettanto che cominciamo a prendere seriamente il fatto che non possiamo più accettare questo giro di banche
che è un sistema usuraio nel vero senso della parola. Dobbiamo uscirne fuori. Siamo sotto la dittatura delle banche, dobbiamo dire no a questo. Per cui dobbiamo incominciare a prendere seriamente e guardarci dentro questo debito, perché davvero ci stanno semplicemente prendendo in giro e facendo entrare sempre di più nel giro bancario usuraio. Dobbiamo avere il coraggio davvero di dire questi debiti non si pagano più, che fra l'altro ricordiamoci che buona parte dei soldi che le banche hanno sono soldi creati dal nulla, da banche private, è così, lo ha affermato fra l'altro il Financial Times, la Bibbia, cosiddetta Bibbia del mondo finanziario. Ma allora cosa stiamo ad aspettare? Cominciamo a ragionare, soprattutto noi cristiani, questo è un incontro fra forze cristiane in particolare, ma avere il coraggio davvero di essere profondamente, direi, toccati da quello che Gesù ci ha detto sui soldi e incominciare a aiutare la gente a capire in che razza di mondo economico-finanziario viviamo, a dire no a continuare con questo, perché questo vuol dire morte. Io non posso accettare un mondo dove gli 85 uomini più ricchi del pianeta abbiano l'equivalente di 3 miliardi e mezzo di uomini e donne più povere del pianeta, o che in Italia i 10 paperoni più ricchi abbiano l'equivalente di 500.000 famiglie operai. È assurdo, per cui ecco l'andare questo oltre il debito. È un problema davvero di coscienza. Diamoci da fare perché vinca la vita.